Buongiorno a tutti, ecco, oggi sono qui un po' a illustrare un esempio di applicazione di normativa regionale dell'Emilia-Romagna sull'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione. È stata emanata nel 2004 per cercare di consentire un controllo preventivo su queste attività. E appunto guarderemo alcuni aspetti di questa normativa e i risvolti appunto applicativi che abbiamo avuto nel nostro territorio. Ecco, innanzitutto questa delibera regionale del 2004 fu messa a punto da un gruppo di lavoro istituito presso la regione, a cui parteciparono le province e anche i rappresentanti di ARPA, e quindi fu appunto costruita questa delibera tenendo conto anche appunto delle esperienze pregresse e degli inconvenienti che si erano appunto riscontrati nell'applicazione della normativa su questa materia. Ecco, innanzitutto uno degli aspetti di questa normativa è appunto quello che prevede la caratterizzazione preventiva del terreno su cui il soggetto che chiede l'autorizzazione intende portare i fanghi. In sostanza, in sede di autorizzazione deve essere fornito appunto l'elenco di tutti i terreni con le analisi dei terreni stessi, volta a dimostrare che questi terreni sono idonei a ricevere i fanghi. Ecco. Le date di campionamento dei terreni devono essere comunicate ad ARPA e alla provincia, nel nostro caso, in modo che si possa andare ad assistere a queste attività di campionamento ed eventualmente poi si possono prelevare controcampioni per verificare appunto che poi le analisi che vengono fornite siano attendibili. E anche per verificare che le tecniche di campionamento siano fatte, siano messe in atto in modo corretto. E quindi nei primi tempi di applicazione di questa normativa è emerso subito un problemino, cioè che i controcampioni prelevati da ARPA, quindi proprio praticamente lo stesso sacchetto di terreno diviso in due parti, uno analizzato dal laboratorio incaricato dal soggetto che chiedeva l'autorizzazione e uno analizzato dal laboratorio di ARPA, in parecchi casi si trovavano delle discrepanze piuttosto consistenti, ovviamente al di là dei limiti di incertezza, su diversi parametri che rendevano difficile il confronto, appunto. Questo problema, che in alcuni casi ha determinato il fatto di non poter poi riconoscere le analisi fornite dal laboratorio privato come attendibili riguardo alle caratteristiche del terreno, dei terreni da caratterizzare. Ecco, questo problema si è superato facendo calibrare i laboratori con il laboratorio di ARPA e infatti successivamente queste discordanze non si sono più, sono più riscontrate in modo così diffuso. Ecco, una volta che i terreni sono stati caratterizzati e quindi il soggetto ottiene l'autorizzazione a utilizzare i fanghi in agricoltura, ecco, tutti i dati relativi a questi campionamenti di analisi sono inseriti in una mappatura, una banca dati, appunto, in cui abbiamo sia i punti di campionamento dei subcampioni e sia associati tutti i dati analitici. Ecco, un altro aspetto, sempre della normativa della nostra regione, è volto sempre a consentire un controllo più efficace, è quello che prevede il fatto che
con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo, chi intende andare a spandere il fango sui terreni che a suo tempo sono stati autorizzati deve comunicare la data esatta in cui eseguirà queste operazioni. E le analisi del fango che intende espandere sono quelle relative al lotto, a un ben definito lotto di stoccaggio presso l'impianto appunto di produzione del fango, perché praticamente prima dell'applicazione di questa norma regionale sia la data di spandimento veniva comunicata, come previsto dalla norma nazionale, con una notifica da fare almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dello spandimento, ma questa notifica ha una validità di 6 mesi, quindi in sostanza le notifiche che ci arrivavano riportavano a partire dal, ma non si sapeva poi di lì a 6 mesi quando veniva fatto lo spandimento. Quindi per poter andare a verificare come avvenivano le operazioni di spandimento o dovete telefonare al soggetto e dire allora quando è che andate a spandere, ma in quel caso il soggetto veniva informato dell'intenzione di operare un controllo, oppure bisogna andare tutti i giorni a vedere se questo spandeva, quindi praticamente era molto difficile esercitare un controllo in sede di spandimento, così come l'analisi del fango che veniva legata insieme alla notifica, era un'analisi fatta, anche quella aveva una validità di diversi mesi, e non era detto che il fango che poi andava a spandimento fosse provenisse dalla stessa partita che era stata analizzata. Con questi accorgimenti della normativa regionale, invece, l'analisi, una volta che il lotto di stoccaggio si è riempito, non ci si può mettere più altro fango, si procede al campionamento e all'analisi, e quell'analisi è quella che si riferisce a quel fango lì che poi andrà sul terreno. Quindi è possibile poter intervenire ovviamente a sorpresa per verificare se le operazioni di spandimento vengono svolte regolarmente e per evitare eventuali abusi, perché insieme al fango non è tanto il timore che il fango di per sé abbia delle caratteristiche negative o che abbia dei problemi, però si deve evitare che insieme a quel fango magari il soggetto che ha l'autorizzazione ci infili dell'altra roba. Purtroppo nella nostra realtà anni fa è successo tutto un problema molto, molto grosso relativo appunto a questa tematica, che ci vide coinvolti diciamo in una serie di accertamenti volti proprio a verificare che cosa era stato fatto nell'ambito di queste pratiche. Ecco, per questo tipo di verifiche, pur avendo ancora in vigore la normativa nazionale e non quella regionale, comunque con l'utilizzo di tecniche GIS è stato possibile comunque fare una serie di controlli a posteriori. Ecco, innanzitutto si sono appunto mappati i terreni che il soggetto autorizzato, che era stato autorizzato a spandere, aveva indicato nel registro degli spandimenti, cioè i terreni che ufficialmente erano stati interessati da spandimenti. Non si vede un granché bene purtroppo, però ecco, le aree con ritiratura verde, vedete che sono in parte interessano terreni coltivati, ma in parte interessano boschi, zone assolutamente incolte e anche di difficilissimo accesso. Quindi dal momento che di questi terreni il soggetto aveva fornito anche l'analisi, io mi chiedo come avrà fatto andare a fare i campionamenti in mezzo alla boscaglia a non essersi reso conto che quello non era un terreno su cui poteva aver attribuito uno spandimento. E quindi nell'ambito di queste indagini raccogliemmo anche sommarie informazioni dai proprietari dei terreni, i quali dichiararono sommarie informazioni su quali terreni effettivamente il fango era andato, che sono quelli con la retinatura rosa. Tutti gli altri non avevano ricevuto fanghi, però il soggetto nel registro aveva segnato che li aveva messi, quindi ci si deve chiedere quelle quantità dove sono andate a finire,
da qualche altra parte, oppure non sono mai state portate sul terreno e c'è stata una frode all'origine. Ecco, sul posto, terreni dove era stato registrato appunto lo smarrimento si presentavano di questo tipo, insomma. Quindi è molto improbabile che qui siano stati fatti degli espandimenti di fango o di qualsiasi altra operazione agricola. Un altro tipo di controllo che è possibile fare con queste tecniche è la pendenza, la verifica delle pendenze, perché la normativa prevede un limite del 15% di pendenza, oltre il quale non si può espandere. E qui vediamo che diversi terreni, anche qui, indicati come destinatari dei fanghi, in realtà avevano pendenze superiori a quelle consentite. Ecco, a titolo di curiosità posso dire che nell'ambito di questa campagna che riguardò vasti territori della nostra provincia, anche se le aree di spandimento di per sé confrontate alle aree agricole complessive erano sempre poca cosa, però fu fatta un'indagine a tappeto con campionamenti, analisi, non si trovò nessun sito che, anche a seguito di segnalazioni di cittadini che dicevano io ho visto qua, ho visto là, nessun sito in cui si siano riscontrati delle accumuli, l'evidenza di un utilizzo come discarica di fango, insomma. Quello che emerse fu che nell'impianto di produzione da cui provenivano i fanghi, stranamente tutte le bollette delle pesate del fango allegate ai trasporti erano sparite tutte, non c'erano più gli esiti delle pesate. Quindi il sospetto che non si è riusciti a dimostrare è che in realtà la quantità di fango prodotta dall'impianto destinata a smaltimento, l'impianto pagava una ditta, insomma, esterna per questa operazione. Questa ditta si facesse pagare degli spandimenti, in realtà mai di fango mai prodotto, che ci fosse un accordo che lo stesso mezzo ripassasse 2 o 3 volte sulla pesa, e quindi dopo avevano per forza necessità di registrare degli spandimenti su terreni, loro non guardavano assolutamente dove erano. A suo tempo, con questo meccanismo delle notifiche, bastava mandare un'analisi di non so quale terreno, e quindi che ci sia stata più una frode piuttosto che un effettivo episodio di inquinamento. Ecco, adesso lascio la parola al collega, dottoressa Marchi, per il proseguimento della.